Ciao a tutti, se è la prima volta tra il resto che venite su questo canale, ciao, io sono Davide, altrimenti se siete ormai, come dire, utenti abituali, bentornati e soprattutto sono io contentissimo di essere tornato perché io sono drogato di registrazioni, avevo proprio questa necessità di tornare, non sapete quanto ho sofferto, non tanto per la polmonite che ho avuto, che ancora adesso mi sto pian pianino risistemando, ma proprio perché avevo questa mancanza addosso, dicevo quando comincerò nuovamente a registrare video ricette e per fortuna adesso torniamo proprio ai vecchi tempi. Cosa facciamo oggi? Allora, praticamente oggi facciamo uno dei dolci, non è neanche un dolce, è una salsa, come avete potuto vedere dal titolo, la salsa vaniglia, quindi la salsa più classica della pasticceria e una delle più classiche della cucina italiana. Praticamente questa salsa qua riesce a trasformare un dolce da ordinario a, non dico straordinario, ma quasi, perché ad esempio se voi ci mettete un goccino di salsa vaniglia sulla vostra torta di carote, come ho detto ieri sulle Instagram stories, o su una bella torta di mele, riuscirete a stupire comunque, capito? Queste torte qua magari le fate normalmente a colazione, ci mettete un goccino di salsa vaniglia, saranno perfette per un dopo cena. Verso all'interno 5 tuorli d'uovo per avere circa mezzo litro di salsa vaniglia, una bella quantità insomma, anche per 7-8 persone, Poi questa qua è perfetta anche per essere mangiata addirittura così, con un po' di frutti di bosco, è una meraviglia. Questo prezioso ingrediente adesso, la vaniglia, altrimenti alla faccia della salsa vaniglia, no? La incido, una bacca mi serve. Magari qualcuno può dire, e la farina? Lo so, per la salsa vaniglia la farina non è necessaria, proprio perché la crema si addenserà grazie alla coagulazione delle proteine dell'uovo. Quindi noi, quando la scalderemo, piano piano vedremo che la crema comincerà ad ispessirsi e questo sarà dovuto grazie all'azione delle uova, che scaldandosi appunto creeranno proprio una bella crema. Una salsa non sarà una crema molto densa, una salsa che quando sarà poi fredda sarà abbastanza cremosa, avvelerà il cucchiaio, si dice. Con la vaniglia, questa qua che vi avanza, ci sono due possibilità: o la inserite direttamente nella salsa, così che aromatizzerà ancora di più la vostra salsa vaniglia, altrimenti come faccio io sempre praticamente, la lascio essiccare e la frullo con lo zucchero per avere uno zucchero vanigliato fatto in casa che sarà molto più buono di quello commerciale. Pizzico di sale, io il sale lo metto dappertutto, nei dolci, anche nella crema pasticcera un pochettino lo metto perché esalta il dolce. Trasferiamoci adesso sul fuoco e praticamente adesso io questa crema la scalderò fino ad arrivare a 83 gradi circa. Lo so che in questo momento mi sputereste in un occhio e voi dite, ma senti Davide, proprio 83 gradi è fondamentale, perché se superate questa temperatura la vostra crema diventerà grumosa e si straccia proprio, l'uovo diventa come una frittata, no? Vedete proprio questi pezzi di uova che navigano nel latte e non è assolutamente bello poi il risultato. Voi dovrete avere una crema liscia, come vellutata, ecco. Se non doveste avere il termometro non è un grosso problema, voi mi raccomando mantenete una temperatura, una fiamma comunque molto bassa, la scaldate pian piano e quando notate che la schiuma della vostra salsa piano piano tende a scomparire e la crema appunto comincia a rispessirsi, vorrà dire che siete arrivati ad una temperatura buona di 80-83 gradi, insomma a questo punto io la fermerei appunto per non avere il risultato opposto che è quello di una crema stracciata.
Se invece avete il termometro e siete molto furbi, io vi consiglio di acquistarlo, perché tanto non è che occupa poi così tanto spazio nella vostra cucina. Arrivate appunto a 83 gradi, e non superateli, mi raccomando. Avete visto la consistenza? Già da calda, comunque è abbastanza cremosa, infatti adesso magari vi faccio vedere. Vedete che nappa già il cucchiaio, vedete già? Allora, chiaramente la salsa vaniglia può essere servita anche calda, in quel caso la riscalderete, immagino, perché la preparate in anticipo. Se la volete, scaldare, vi consiglio di scaldarla in un pentolino a fiamma molto bassa e continuate a rimestarla fino a quando sarà calda il giusto, circa 60 gradi, quindi quel caldo ancora sopportabile, diciamo così. Vi sconsiglio invece di scaldarla in microonde, proprio perché altrimenti tenderebbe magari a scaldarsi eccessivamente la parte esterna, se la mettete ad esempio in un piatto o comunque in una ciotola, quindi la parte esterna si straccerebbe, mentre la parte interna tenderebbe a rimanere ancora fredda, ok? Io adesso questa qua preferisco servirla fredda, comunque a temperatura ambiente, quindi la vado a riporre in frigorifero. È profumatissima, poi grazie alla presenza della panna proprio c'è questa cremosità, questa avvolgenza ancora più superiore, e io vi consiglio di usarla e non usare solamente il latte proprio per questo motivo. Come ho già detto, è perfetta per esaltare e rendere dei dessert che si rispettino queste torte un pochettino più asciutte, e vi dico la verità, con lo strudel di mele è proprio la sua morte. E con questo io termino questo video. Noi ci vediamo appunto la prossima settimana, adesso la routine è ricominciata, adesso c'è il momento tac tac che mi era anche mancato, tac tac per altri due video, i due rettangoli. Iscrivetevi al canale sul rotondo qua per sostenermi e per rimanere sempre aggiornati sui contenuti, e invece il quadrato serve per andare sul blog e vedere la ricetta scritta di questa salsa e per vedere tutte le altre ricette che ho postato. Ci vediamo, come ho già detto, la prossima settimana con una ricettina super tradizionale che è stata tanto richiesta.